sopra queste chitarre invecchiate, quante corde strappate al grido di libertà calpestate, quanto dolore mascherato, quanto impegno consumato, scagli la prima pietra che non sbaglia contro questa chitarra di battaglia. Chitarra impugnata, chitarra gridata, chitarra abbracciata dal compagno emigrato. Chitarra firmata, chitarra arrestata, chitarra bandiera nel quartiere isolato. Chitarra storica, chitarra che continui la lotta per la vita. Quanto denaro inghiottito dai treni e dalle autostrade e non è certo finita. Quanti compagni abbracciati, perduti e ritrovati lungo il cammino della vita. Quante ballate intonate dentro le fabbriche occupate. Chitarra, voce e suono degli operai che me ne fecero dono. Chitarra impugnata, chitarra gridata, chitarra... Vincono quelle che sono poesie. Vabbè, come poeta io non sapevo che fossero poesie, io scrivevo queste cose qua e le tenevo lì. Un bel giorno Mauro dice, ma queste sono bellissime, sono poesie. E allora adesso sono diventato poeta, non lo so che questo qua. E allora, certo qua ci sono centinaia se non più di poesie, di cose qua. Allora io mi faccio qualche cosa. Il microfono, non so. Basta, mi ci metto qui attaccato, dai. Allora, la prima è consone al titolo che appunto ha scelto Mauro, perché c'è la poesia, però negli effetti, in effetti devo andare a pagina 22. Scusatemi, prendete quello che c'è ora. Io non mi sono neanche preoccupato di schiodare la chitarra dove era appesa per provare una volta. L'ho fatto prima di venire qui a casa e c'era il pubblico, l'idraulico che stava riparando il rubinetto che perdevo, la badante di mia moglie e mia figlia, perché è venuta, perché oggi sta più male e sono preoccupatissimo di queste cose qua. Allora, la prima appunto è questa. Penso, chiudo l'occhio e scrivo. Io, come tu, leggere poesie tu, io logicamente io la leggo. Quanto vale una cosa o puoi capire quando una cosa ti viene a mancare, quando aiuti e chianci per riavere, sapendo che andare un puoi tornare. La vita è da così, cu va e cu veni, cu nasce in tali gioie e con tali beni. Ora che a mia manca lo tuo bene, vaio piangendo in casa e ognuno e ancora a ditta chi lo che mi tieni solo lo tuo ricordo e sto a stuni. Due giorni lo ricordo fu di luni quando ci siamo d'intra da vicina entrare di cose belle e di coruni accattamo un bastonetto e la cartolina e dissimo cosa da sessantina, pensate un po', sono 86 anni adesso, cosa da sessantina magari ne può servire starnisi. Fu da così, ridendo da mattina, che consumammo i soldi di Luisi. Ora tutte le soldi che consumo su chi di picannile e pelo fumo. Picannile o fumo sono quelle candele che mandano profumo, sapete, ogni tanto uno li mette. Quanto cannili che lo giorno addumo, pittia le mie pensieri su di prima, mentre fuma l'incenso e lo profumo, dintra la mente mi manna la rima. Rima basata questa poesia che è puro frutto della fantasia. Lo giorno vero invece è regalia, perché io sogno qua e tu con mia. Nel senso che pensavo a cose, mentre invece poi questo sogno non è, perché svegliando tu sei con me, siamo felici e contenti. E l'ho scritta dentro l'autobus numero 50 e la metro per il Duomo a Milano il 27 di luglio del 1999. Quindi non so se mi spiego. L'altra che poi è l'altra
e grapemi la porta. Ed è pagina, segnato le pagine perché pagina la porta, è a pagina 112. Andiamo a 112. C'è il disegno. E parte, figlia mia, vatti a Milano, vediamo chi tocca fare da sopra. Io e la mia figlia parte a Milano, c'era 20 anni e va aiutato, ci disse a cura andare a viaggiare con la valigia. Dopo non scassare, stai attenta, vedi che andiamo a Milano, Marietta. Stai attenta, Marietta. E i occhi in ta valigetta, ca tua madre in talo viaggio, sa scanciao tutto un viaggio. Dopo 4 mesi appena, mi mogliere parla italiano, Sebastiano, Sebastiano, un vegetariano mi chiama così, vuole che così c'è mia figlia, che mi chiama babbo, 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 diventavo non cascio, rende io. Una rovina di la mia casa, quando tornavo sta milanista, di stramata mezza pastasa, mi parla italiano con la lingua tista, picciotti sappe che Marietta ci vuoi scassare la valigetta. Disse babbo, non ti preoccupare, fa niente, a Milano non ce la potevo entrare. Babbo, fa niente, fa niente, a Milano è normale, sapete perché? Perché? Perché a Milano si usa così, figlia mia, certamente non trovoli la tua mano, qui non siamo in continenti, è l'uba cagliu l'uba d'usano. E ci disse a me mogliere, parti subito e non tornare, a Milano, resta e non mi ricchio, l'uba cagliu di la picchia, ando paesi era sano, a Milano su picchiano, su io sano sono io. Vaga chiudito picchiando paesi era sano, a Milano su scattano sul mio sano sono io. Vaga chiudito picchiando paesi era sano, a Milano su picchiano sul mio sano sono io. E la scena c'è quello che dipende dalla fertilità, c'è la, tutta la visione, insomma c'è così, e invece c'è la Milano moderna che viceversa rappresentava la rottura delle regole tradizionali, la società più moderna, e quindi gioca praticamente sulla incomprensione. Babbo in Sicilia significa stupido. Un siciliano mai chiamerebbe il proprio padre babbo. E quindi lui dice, lei ritorna da Milano, babbo, babbo, ma vale babbo, babbo io arrestai. E quindi è molto, ed è di questo filone. Ora viceversa, passo la parola a Tiziana, che ricorda un fatto molto molto importante non solo per Milano ma per la storia italiana. E soprattutto perché quest'anno ricorrono 50 anni dell'occupazione storica di Via Tibaldi del 6 giugno del 71, dove Franco ha fatto proprio da colonna sonora a questo fatto, dove è morto anche il bambino. Erano le case del comune che avrebbero dovuto destinare a edilizia popolare e che invece sono state assegnate a edilizia di lusso. E quindi in seguito a questo fatto c'è stata un'occupazione, proprio una sollevazione popolare, e Franco è accorso subito a questa occupazione. E io ho questo ricordo, avevo 18 anni e mi ricordo di questa ballata. Sì, allora no, volevo fare una precisazione. Lì le case, c'erano le case tipo oggi come passati qualche quartiere delle cosiddette case minime, cioè quindi dove abitava il proletariato. E quindi queste case furono abbattute con la promessa di accomodare quelli che devono uscire da quelle case, e quindi che sarebbero poi ridate a quelli che erano, quelli che dovevano sgombrare per fabbricare queste cose, le case nuove. Però questo non accadde e quindi logicamente i tempi passarono e quindi si mobilitò una lotta non solo di quelli che avevano diritto a quelle case, ma una lotta di non solo di quartiere, ma estesa al concetto della casa a chi l'abita. Allora quindi si apre veramente un'occupazione in quelle case, dove io personalmente
feci una presenza anche notturna, dormendo lì, e quindi ero un pochettino il menestrello di fare gioia nella lotta, no? Quando però venne il modo che arrivò la polizia per sgombrare, mi fu l'assalto alla polizia, dove in braccio tenevo un bambino, una mamma, e quel bambino morì. Allora io sono stato presente a queste cose e logicamente la prima cosa che ho fatto si sono riuniti gli occupanti al Politecnico, ho preso la tessera che avevo io del PC allora e l'ho data in mano agli occupanti. Quella tessera è sparita e la notizia che poi ha dato anche sull'Unità, dove spesso parlava di me, è stata che io ho strappato la tessera. Non è vero, non per difendere la situazione mia di moralità di strappare, non era un disprezzo, era una militante che logicamente veniva richiamato da molto prima a misurarsi con le ballate, non uscire insomma dei limiti. E quindi che cosa si è verificato nella realtà? Una falsità di quella cosa, che mentre la testa non si è vista più, veramente. Però è nata anche questa ballata che vi canta di questa dell'occupazione. No.
nasconde l'età e si confonde con i miei capelli bianchi e i belli del tempo che fu e si confonde con i miei capelli bianchi. Fatta con gente tanta e quanto danno i pezzi, perché sono trovato un teatro pieno, ma non so quante migliaia, migliaia, mi hanno dato il premio della sicilianità del siciliano trapiantato a Milano, quindi roba un po' mezza mafiosa, capisci? Allora c'era un grande pubblico, mi hanno fatto la pubblica. Come se Trincale fosse siciliano, ma non è siciliano, è dell'universo, ha cantato in America. Poi la facciamo, dammi un testo di vita. Aspetta, no, aspetta, la facciamo una. Mi sembra che sto svegliando. Una forte di quelle di. No, oggi. No, io. Arrivederci! Oppure. No, una di quelle forti. Ma di che forte? Che testo c'è? No? Però sui bombardamenti della NATO. Patatrac. Io ho l'ultimo eroe, poi c'ho la ballata di Rupara. La ballata di Rupara, Balariotti. No, la ballata di Rupara. Ma guarda, ti chiese l'esasta, era molto bene. Ah no, buon aperto, faccio. Balariotti. A spezzare un manifesto delle strade, non l'hai questo tempo, ce l'hai, non so per voi. Ce l'hai? No, non so per delle strade di Caridi che ci vanno. Fiatti e Montecatini a pezzare un manifesto nelle strade ambisilmeri che lo Stato ha di bisogno polizia e carabinieri Turiggio Giovanni prepara gli panni valigie e cartoni ad un ordis va a portare le picciotte
cecchi e muli, Turino partivano l'altro dalle carabiniere, che le sorte per lo viaggio somati ci le desi. La pensione del mese la bocca se la vuole solo. Poi Turino, i sordi di un viaggio, sono giunta cinesi, la pensione di un mese, pane di bocca si levò. Turino ora è nei carabinieri, a prima licenza che c'ha, aveva l'orgoglio dei somaggi che ci ha mandato già la busta che di sotto sua mamma si era levata. Ora Turino arriva alla stazione, somaggi con la vicina aspetta di vedere il suo figlio, si apre lo sportello, appare sto carabiniere, guardate non parlo, ma figlio Turino, berretta a divisa, più bello lo fa, ma che non ha le note buone, non è stata l'impotenza per la fame saziare, se ne aggiri a rubare, che sto fanno le peggiori? Ma chi non trova un posto di lavoro? Come paese per campare? L'odio carabinieri, differenza non ce n'è. Franco si sbloccava, potremmo andare avanti tutta la sera ad ascoltare le sue canzoni. Era fortunatamente la quarta o la quinta volta, dice che è l'ultima, però ci siamo sempre. Per cui dobbiamo chiudere per stare nei tempi, perché devono. Ora in estate c'è caldo ad agosto, ma a settembre col fresco. Vediamo se c'è la disponibilità, faremo un'altra presentazione. Io ringrazio prima di tutto Franco, ringrazio Mauro, Tiziana, Ivan e poi chiaramente il Cox 18, la Libreria Calusca. Spero che sia stato un incontro piacevole e niente, se qualcuno è interessato al libro, adesso faccio la pubblicità, è qua a un prezzo, poi può anche essere firmato dall'autore, quindi anzi vale di più. Niente, vi ringrazio e niente, buona serata a tutti.